votare un domino. L'IU è sicuramente quella che meglio lo rappresenta e non a caso nasce alla fine della vita di Puccini. Nasce nel 1920, come vi dicevo, e benché si parli di Carmen e di Turandot, quella che canta tre arie su sei è l'IU. E questo drammaturgicamente è importantissimo, fa capire come l'evoluzione psicologica di L'IU sia anche l'evoluzione sentimentale e psicologica di questo. Quest'opera nasce in un modo, nasce per essere una fiaba e poi diventa praticamente il ritratto, la vita dello stesso Puccini. Intanto il personaggio di Liu ha due chiavi di lettura e molto spesso si sente, a seconda di quel tipo di direttore d'orchestra, come per Liu, si sente trattata anche diversamente. Per alcuni è un personaggio talmente fragile che finisce per essere schiacciato da questo grande ingranaggio che si svolge sopra di lei. Per altri, io la vedo così, è un personaggio di grande forza, è un personaggio che non si, è l'unico che non si piega, che non cambia atteggiamento sentimentale, atteggiamento psicologico, vuol difendere il suo principe, vuol difendere Cara, probabilmente neanche innamorata, preferisce morire piuttosto che rivelare il nome di Cara. Capisce che Calaf non sarà mai suo perché si è innamorato di Turandot, quindi non rinuncia all'amore, ma se l'amore è vita, rinuncia alla vita per salvare il suo amore. Ed è un personaggio fermo nella sua decisione, non c'è niente in quel momento che potrebbe fare cambiare idea. I versi dell'aria di Tu che di Gersi Cinta sono gli unici versi scritti anch'essi da Puccini, non sono scritti da Ibrahim. Tu che Gersi Cinta, da tanta fiamma vinta, la mirai anche tu prima di questa ora, sono scritti da Puccini, non sono scritti per i librettisti. Quindi veramente lui è un personaggio che esce dall'anima di Puccini. Musicalmente, come vi dicevo prima, che Turandot è basata sul trino, cioè su questa dissonanza malefica che inizialmente per noi sarà quanto una musica dissonante, ma quando Turandot andò in scena, questo trigono era pari alla musica di Schoenberg e questo fu anche così visto dalla critica in modo abbastanza sospettoso. Liu invece si muove intorno a un intervallo di quarta giusta, che è una cosa bellissima. La piccola Rompe Astuta, che è il primo spettacolo che
andiamo a vedere gli abbonati, alla comunale di Firenze. E chi viene da partenza, come un viaggio, poi di fuori di regola, e alle ore 14 dalla barriera, piazza Treviso, la barriera di Firenze, no? Quindi ore 14 partenza di chi è presente. E lo rivedrò giovedì sera, quando c'è la serata che è qua, su questa piccola voluta astuta, di Leo Biace, diretta da un amico direttore al Mari Bianco, che è Sergio Sato. Soltanto quello si divide solo nel mezzo. Grazie della vostra presenza. Io la
Thank you.
amore mio.